Ma cosa hai visto nella camera? Non è importante. Sembrerebbe di sì. È stato solo un impulso. Non devi pensare ai miei fallimenti. Wow, sembrano quasi delle scuse. Beh, immagino ti piaccia distruggere vasi. Ah! Mi sembra logico che il secondo anello si comporti come il primo. Devi solo catturare i venti. Stai pronto! Sì, dagli una lezione! Voglio solo la verità, ok? Non importa se farà male. Io voglio sapere. Tu odi essere un dio, ma per me potrebbe essere diverso. Altri piccoli passaggi. Lo so. Vai. Padre, alzati! Senti, voglio solo la verità. Ok? Non importa se farà male. Io voglio sapere. Tu odi essere un dio, ma per me potrebbe essere... Altri piccoli passaggi. Lo so. Vai. Non posso guardare. Buona fortuna. Senti, voglio solo la verità. Ok? Non importa se farà male. Io voglio sapere. Tu odi essere un dio, ma per me potrebbe essere diverso. Altri piccoli passaggi. Lo so. Vai. Non posso guardare. Buona fortuna. Fratello, no! Senti, voglio solo la verità. Ok, non importa se farà male. Io voglio sapere. Tu odi essere un dio, ma per me potrebbe essere diverso.
Altri piccoli passaggi. Lo so. Vai. Non posso guardare. Buona fortuna. Già le lame erano spaventose. Non ti piace davvero essere un dio? All'avventura in qualche luogo fantastico. Magari la mamma voleva che ci divertissimo un po'. Tutto ciò che abbiamo visto e fatto, forse è un suo dono. Non vedo altre trappole per i... Venti di El? E se salissimo su una di quelle balconate per vedere meglio?
Esperienza. Ehi, sono Skull e Ati, i giganti lupo. Esatto, i portatori del giorno e della notte. Il Ragnarok inizierà quando divoreranno Sole e Luna, vero? Chi li conosceva? Non so, di sicuro gli stavano simpatici se sono sul muro della sua camera. Senti, voglio solo la verità. Ok, non importa se farà male. Io voglio sapere. Tu odi essere un dio, ma per me potrebbe essere diverso. Altri piccoli passaggi. Lo so. Vai. Non posso guardare. Buona fortuna.